vittoria potrebbe rilanciarsi definitivamente, cruciale per il Napoli e soprattutto per il futuro di Roberto Donadoni. Settima giornata, è già tempo di verdetti. Amici sportivi, benvenuti al derby del sole, così lo chiamavano i padri del giornalismo sportivo. In verticale norvegese, Vucinic, buona la sponda per Totti, pallone dentro per Perrotta, grande assist per Rotta, pallone lì per Rotta, De Santis ha salvato. Pizarro, largo per Totti, il colpo di tacco per Rise, buona la possibilità, Rise col sinistro. Allarga per Hamsik, gran pallone per lui, attenzione Hamsik, mette dentro, possibilità, si gira la Vezzi, vuole chiudere col destro e c'è la rete, gol dell'1-0, Napoli in vantaggio, la Vezzi. Napoli in vantaggio con un tiro di Lavezzi. Lavezzi molto rapido si è girato, il pallone ha sorpreso Lobon, probabilmente è passato tra le gambe di un difensore della Roma. Il portiere rumeno non è riuscito ad intervenire. Perrotta che allunga, allarga dalle parti di Vucinic, c'è Cannavaro su di lui, se ne va Vucinic molto bene, mette dentro Perrotta, deviazione in rete, il pareggio della Roma al 37esimo, il tocco di Perrotta, un'ulteriore deviazione ed è 1-1. Vucinic, Totti, De Santis. Pallone per Totti che carica il destro. Un gol strepitoso, quello di Francesco Totti. L'aggancio e poi il destro. 2-1 per la Roma. Qui il controllo con il corpo ha mandato a vuoto l'intervento del difensore. Gli è bastato guardare la porta per scagliare verso la porta di De Santis su rasoterra imprendibile, veramente. Fatì, destro al volo splendido di Fatì. Calcio di punizione per la Roma, non manca più nulla alla fine del recupero, non c'è più tempo per battere il calcio di punizione, vince la Roma 2-1 alla Vezzi, ha risposto la doppietta di Francesco.